Uno dei luoghi più centrali di Napoli, ma anche uno dei più simbolici. Benvenuti alla Galleria Umberto. Avete presente le cattedrali, quelle maestose chiese presenti soprattutto al centro dell'Europa con le loro statue, simboli del sacro? Bene, la Galleria Umberto I di Napoli è una sorta di cattedrale laica. Fu eretta nel 1890 grazie al genio di due architetti, Emanuele Rocco e Antonio Curri. In effetti siamo nell'epoca del positivismo, in un'epoca caratterizzata dalla morte di Dio, come sosteneva il filosofo Friedrich Nietzsche. Ed è lo stesso periodo di realizzazione, per esempio, della Statua della Libertà, che, ricordiamolo, fu un dono dei massoni francesi ai confratelli americani. Non è soltanto il simbolo della libertà che illumina il mondo, ma anche della conoscenza, quindi la fiaccola del sapere. In effetti qui abbiamo qualcosa di molto simile, perché abbiamo tantissime simbologie in questo gioiello costruito in stile Liberty. Ricordiamo che a Milano c'è una galleria gemella, siamo nell'Italia già unificata dai Savoia. E le simbologie le possiamo osservare guardando in alto. Ci sono innanzitutto queste evidenti stelle di David, che in effetti hanno il significato segreto dei due triangoli che si contrappongono tra di loro, il bene che si contrappone al male. E poi ci sono otto angeli che non hanno quasi nulla di religioso, di sacro e di rasserenante. Sono degli angeli inquietanti, sono delle sorti di luciferi, di portatori di luce, della conoscenza nell'ambito di un Dio che non c'è più, che in qualche modo illuminano tutto l'emiciclo della galleria. E poi qui al centro, sul pavimento, c'è il mosaico di uno zodiaco, ovvero di un viaggio iniziatico che in qualche modo l'uomo fa nella sua vita, di una conoscenza che si contrappone in qualche modo a quella di Dio. Sull'esterno ci sono delle statue che simboleggiano in qualche modo la legge, il commercio, non quindi statue di santi. Questo fa capire la profonda laicità della Galleria Umberto.